Ciao, sono Daniele Alberti, CEO di Bilser.com. Fare una startup è una delle esperienze più eccitanti e allo stesso tempo impegnative che una persona può fare. È un salto nel buio qualche volta quando fai veramente innovazione e allo stesso tempo è una delle cose che ti fanno innamorare di più. Fare startup in Italia non è sempre facile, però ci sono grandi potenzialità proprio per il fatto che l'Italia è un paese un po' quasi a sé stante. Farla a livello internazionale invece è tutta un'altra cosa. Io sono appena tornato da San Francisco e ripartirò il 31 di gennaio per tornare altri 6 mesi lì. E lì la realtà internazionale è veramente altamente competitiva. Però allo stesso tempo ci sono possibilità incredibili. Quello che è il mio desiderio e quello che spero che succederà nei prossimi anni è quello che l'ecosistema internet italiano si possa unire per costruire la possibilità delle nuove startup di entrare in un mondo di distribuzione che le possa aiutare a velocizzare la propria crescita, a capire se questa startup ha senso o meno e a trovare un ecosistema di giovani che possono sviluppare aziende innovative e creare tantissimi posti di lavoro in modo molto più rapido. Bilser è la mia ultima startup, l'ho fondata insieme a Stefano Mendicino e Michele Mastroianni. Bilser è una tecnologia che permette alle persone di vendere la propria conoscenza tramite video chat a pagamento. Però non è solo questo, è anche un marketplace, come se fosse un sito di annunci che noi diamo a editori che loro integrano all'interno del loro sito in modo tale che tutti i loro visitatori possono postare le proprie consulenze e vendere il loro tempo su internet. Quindi se uno va su Bilser.com, se è un consulente privato può prendere il suo piccolo widget, metterlo sul proprio sito e proporre la loro consulenza online. Se invece un editore integra tutto il marketplace e può incrementare il proprio modello di business aggiungendo nuove revenue ai propri business. Al momento Bilser ha diverse migliaia di consulenti e alcune decine di partner. Quello che è il nostro obiettivo è incrementare i nostri partner integrando questa tecnologia all'interno di reti distributive che possono creare masse critiche, e in questi giorni stiamo andando a presentare il progetto a diversi partner italiani. Quando torneremo negli Stati Uniti faremo questa cosa anche a livello internazionale. La risposta degli utenti è abbastanza interessante, riceviamo spesso email dove alcuni consulenti trovano innovativo il modo di vendere la loro consulenza grazie alla nostra tecnologia, e quello che è il nostro obiettivo è continuare a offrire il massimo possibile per dare la possibilità a tutti di connettersi in maniera molto veloce e facile con le persone di cui si ha bisogno.